Ecco, vediamo anche nuovamente il replay della mossa, vedete Mannucci che parte fortissimo, Liocorno, lo stesso il Montone, per cui due Fantini che sono indicati come due bravissimi a partire partano accoppiati, e anche l'Istice però si è messo in linea con loro, all'esterno anche il Nicchio, per cui una bellissima immagine questa per vedere le caratteristiche di come i cavalli si mettono immediatamente sulle gambe per galoppare, ed è il Liocorno che guadagna la prima posizione e poi all'ingresso al San Martino. Liocorno, la Lupa, l'Istice, la Selva, la Chiocciola, la Civetta, l'Istice, l'Oca e l'Onda. Abbiamo un buon cassato del Liocorno, seconda posizione è la Lupa, Liocorno, Lupa, la Lupa che oggi ha dimostrato Benitos un cavallo da tenere in considerazione, ed ecco è il Montone che entra all'interno del Nicchio, e andiamo così al cassato nuovamente con Liocorno, Lupa, Montone, l'Istice, ecco il Montone che sta andando al terzo ed ultimo San Martino, scompiglio, e all'esterno l'Istice con Viso d'Angelo e TT all'ingresso dell'Istice, e vediamo il passaggio davanti al Palazzo Pubblico, Istice con Montone, Istice, Montone e Liocorno. Prova bella, interessante, cioè abbiamo visto oggi una prova, ecco possiamo dire che la prova l'abbiamo vista rispetto ad altri pali e ad altre volte dove non era una prova, era una passeggiata. Mortaletto e la conclusione della terza prova con la vittoria dell'Istice, seconda posizione per il Montone.